Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi, stiamo per vivere il nostro sesto giorno di esercizi spirituali mariani con Maria alle stelle. Oggi vogliamo soffermarci sul capitolo 1 del Vangelo di San Giovanni, versetto 14. E il Verbo si è fatto carne. Allora è un giorno della concretezza, dell'actio. Apriamoci, ecco, a questa parola, perché in essa Dio ci visiterà. Affidiamo sull'altare tutto il nostro actio, cioè il nostro essere concreti nella nostra famiglia, nel matrimonio, nel lavoro, ecco, per non restare come gli uomini parolai che parlano, ma non mettono in pratica mai nulla. E per celebrare degnamente questi santi misteri, adesso riconosciamo tutti i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna perché l'umile gregge dei credenti giunga con sicurezza nella tua casa, dove lo ha preceduto Cristo, suo pastore glorioso, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggi nel nome del Signore. Lettura dagli Atti degli Apostoli. In quei momenti Pietro partì con gli uomini inviati da Cornelio e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Il giorno dopo arrivò a Cesarea. Cornelio stava ad aspettarli con i parenti e gli amici intimi che aveva invitato. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo dicendo: alzati, anch'io sono un uomo. Poi, continuando a conversare con lui, entrò. Trovò riunite molte persone e disse loro: voi sapete che a un giudeo non è lecito avere contatti o recarsi da stranieri, ma mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Per questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono venuto senza esitare. Vi chiedo dunque per quale ragione mi avete mandato a chiamare. Cornelio allora rispose: quattro giorni or sono, verso quest'ora, stavo facendo la preghiera delle 3 del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida veste e mi disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e Dio si è ricordato delle tue elemosine. Manda dunque qualcuno a Giaffa e fa venire Simone, detto Pietro. Egli è ospite nella casa di Simone il conciatore di pelli, vicino al mare. Subito ho mandato a chiamarti e tu hai fatto una cosa buona a venire. Ora dunque tutti noi siamo qui riuniti al cospetto di Dio per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Mm-hmm.
Spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo alcuni fra la gente dicevano: costui è davvero il profeta. Altri dicevano: costui è il Cristo. Altri invece dicevano: il Cristo viene forse dalla Galilea. Non dice la scrittura: dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo? E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: perché non lo avete condotto qui? Risposero le guardie: mai un uomo ha parlato così. Ma i farisei replicarono loro: vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: la nostra legge è giudaica, giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Gli risposero: sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vangelo, versetto 18: Verbo si è fatto carne in mezzo a noi. Cosa vuol dire? Soprattutto questo verbo, dobbiamo scoprire il significato. Il verbo, che in greco significa logos, in latino verbum, ha un significato molto particolare. Ovviamente questo verbo è Gesù, ma ha una potenza, questo verbo, in modo carissimi, fondamentale, perché ricordatevi che il cristianesimo non è una dottrina, cioè una teoria, perché noi di solito quando diciamo, ecco, il verbo o un insieme di verbi, di parole, intendiamo ecco un discorso, capite, fatto di frasi, di sfaccettature, di concetti, eccetera. Invece il cristianesimo non è una dottrina, una teoria, ma è una persona. È una persona, è Gesù Cristo. Perciò, carissimi, questa persona, Gesù Cristo, verbum, e ha la sua potenza divina. Tanto vero che anche nel Vangelo di oggi vediamo che, ecco, la parola non si fa arrestare. I farisei mandano, vedete, i soldati per arrestare Gesù, ecco il nostro verbo, e questi soldati cosa rispondono quando sono tornati? Mai un uomo ha parlato così, capite? Perciò oggi dobbiamo riscoprire questo verbum come una persona e non come una teoria. E subito volevo qua citare il nostro Papa Benedetto XVI, che commentando
questo brano diceva che la parola, il verbum in latino, logos in greco, significa anche, attenti, il senso, il senso. Perciò il Papa ci suggeriva di, in qualche modo, ecco, prendere la parola in senso e sostituirla, cioè sostituire con questa parola la parola verbo. Allora all'inizio, ecco, c'era il senso, il senso che si è fatto carne. Maria, noi spesso diciamo, ma che senso ha la mia vita? E stiamo aspettando una risposta, ecco, teorica, come un concetto, capite? Invece il Papa dice che questo logos, questo verbo, questa parola, è il senso che noi possiamo, conclude il Papa, in qualche modo scoprire, toccare, sperimentare con i nostri sensi. Senso come una spiegazione che noi possiamo sperimentare, toccare con i nostri sensi, cioè che io posso, cosa fare? Toccare il mio Gesù, capite? Ecco il senso del tocco, guardare il mio Gesù, sentire, ecco, olfatto, il mio Gesù, ascoltare il mio Gesù che vive soprattutto nei miei fratelli. Capite? Perciò facciamo un esempio molto concreto, come si fa ad, ecco, scoprire il senso che è Gesù, senso originale, con i miei sensi. Prendiamo ad esempio San Francesco, pensate, ecco, la tradizione ci racconta che lui quando beveva il sangue di Gesù, che assaggiava, non solo che beveva, faceva così, con le labbra, capite? Assaggiava, gustava, quando ascoltava, ecco, si fermava per ascoltare, per ruminare la parola di Dio. O pensate che lui talmente era sensibile a questo Gesù persona, la parola che si è fatta carne, che praticamente questa carne che è diventata, che il verbo è diventato carne, cioè Gesù, è diventata la sua carne quando nel 1284 lui ha ricevuto le stigmate, sto parlando di San Francesco, vedete, che la vita di Gesù, il corpo di Gesù è stato stampato sul suo corpo. Talmente tanto contemplava questo Gesù, questa persona, che Gesù è diventato in lui il suo sposo e lui, ecco, Francesco arrivato ad essere un altro Cristo. Chesterton, pensate, commentando questo, ciò che è successo a San Francesco, le sue stigmate, ha detto: siccome Francesco assomiglia a Gesù, allora a questo punto anche Gesù deve assomigliare a Francesco. Una frase che cambia tutto. Perché? Perché Chesterton voleva dire: se tu guardi Francesco, allora vedi Gesù, capite? E questa è incarnazione. Se tu mi guardi, tu devi vedere Gesù, perché tanto Gesù non si vede. Ecco, capite? Qua la gente non credente vede un pezzo di pane, punto. Se leggiamo la parola, sente una teoria. Invece, ecco, Gesù usa te, la tua carne, per diventare ecco, vivente in te. Pensate, dobbiamo, ecco, rivestirci di Cristo, come dice San Paolo. Pensate che come l'ha fatto San Francesco. Lui ha preso, ecco, il materiale e ha tagliato due croci, poi le legate, e così è nata, che cosa? La talare, ecco, che lui poi indossava. Due croci. La prima, la mia, quella della vita, della mia natura, e l'altra, ecco, quella di Gesù, quella di donarmi all'altro. Questa croce di Gesù, guardate, ecco, come si fa ad far cambiare, trasferire il verbo in carne in me, diventare un altro Cristo.
Vi siete accorti, carissimi, che io vi ho presentato ultimamente gli esercizi spirituali con una fotografia molto particolare, tridimensionale, e voglio dirvi che proprio per scoprire il verbo che si è fatto carne in Gesù, ecco, dobbiamo scoprire questa fotografia tridimensionale di Gesù. Perché questa frase vuol dire, ecco, scoprire questa fotografia. Gesù ha tre dimensioni e adesso voglio presentarle a voi. La prima dimensione che cosa è? Che Gesù è un vero uomo. La seconda, che è un vero Dio. E la terza, che è l'unica persona, la stessa, ma ha due nature, umana e divina. E questa è la fotografia tridimensionale di Gesù, che ci aiuta a scoprire questa frase che la carne, che la parola si è fatta carne. E adesso guardiamo. Cosa vuol dire che Gesù è uomo? Vuol dire, carissimi, che Gesù, sto citando adesso Kierkegaard, Gesù non è stato solo un attore che ha rappresentato il ruolo di un uomo, capite? Come un attore che arriva al teatro e dice: adesso io voglio rappresentare, ecco, ad esempio, in questa opera, Dio. Si traveste da Dio, capite? Ecco, finito lo spettacolo, toglie tutte le vesti, attributi e torna. E com'è andata? Gesù non si è comportato così, che è tornato dopo la sua morte dal padre dicendo: papà, com'è andata, eh? Hai visto? Hai applaudito? Come un attore. Ecco, i santi dicevano che Gesù ha vissuto umanamente tutto ciò che noi abbiamo provato, tranne il peccato. Cosa vuol dire? Che Gesù veramente piangeva davvero. Che Gesù veramente soffriva quando gli hanno forato le mani, i piedi. Che Gesù veramente si commuoveva davanti ai malati, davanti ai poveri. Capite? Che Lui non fingeva. Che Lui fa parte della tua vita. Che Lui non è solo un osservatore, che tu soffri e Lui è un grande Dio che solo ti applaude dicendo: dai, ce la farai. No, che Lui partecipa in te, nelle tue sofferenze. Questa cosa, ecco, è molto importante, che Lui, carissimi, Lui è veramente un vero uomo, tranne il peccato. Cosa vuol dire? Perché qualcuno potrebbe dire: ma che tipo di uomo è se non ha provato il peccato? Sapete che è vero l'uomo? E perché è vero l'uomo? Perché San Gregorio Magno dirà: il peccato non c'entra niente con l'immagine originale dell'uomo, perché Dio non ha creato l'uomo col peccato. Capite? Il peccato è entrato dopo. Cosa vuol dire? Che questa immagine perfetta dell'uomo, perché noi siamo stati creati da Dio, non c'entra niente col peccato. Il peccato è entrato dopo. Perciò Gesù ha subito le cause del peccato. Ma, ecco, è un vero uomo. E Santa, lei ancora non è santa, Beata Picaretta, Luisa Picaretta, diceva che quando Gesù le è apparso ha detto: Luisa, racconta a tutti gli uomini che incontrerai che io ho vissuto la loro vita, da Adamo, dal primo genitore, fino all'ultimo nato oggi, bambino, io ho vissuto la vita di ciascuno in forma, in maniera perfetta. Capite? Perciò c'è già qualcuno che ha vissuto la tua vita in forma perfetta. Tu dici: ma come io dovrei vivere la mia vita? Ecco, c'è qualcuno come una forma, è Gesù. E tu devi risalire per scoprire, ecco, la sua umanità. Questa è la prima cosa, la sua umanità. La seconda dimensione è che Lui è vero Dio. Cosa vuol dire? Vi ricordate quando Gesù si è presentato a Nicodemo, scusate, agli apostoli, e ha chiesto agli apostoli: ma secondo voi io chi sono? E lì ha risposto:
proprio San Pietro diceva: tu sei figlio di Dio, ecco, riconosce la divinità di Gesù. E Gesù, stupito della sua risposta, ha detto: Pietro, non è che questa cosa ti è venuta così, il Padre che ti ha detto questa cosa, perciò io su questa tua professione di fede costruirò la Chiesa. E carissimi, la nostra Chiesa è proprio costruita su questa frase, su questa professione di fede, che noi crediamo che Gesù è veramente Dio. Ecco, io tra poco prendo questo pane e dopo consacrazione noi crediamo che è Dio. Ma cosa vuol dire? Vuol dire, carissimi, che la Chiesa, ecco perché tutto avviene nella Chiesa, perché la Chiesa è costruita su questa professione di fede in Gesù come Dio, che la Chiesa è la madre, che è la madre che fa nascere i figli di Dio. Come? Quando tu ti confessi, quando tu ti comunichi, quando partecipi a messa. Tanto vero che oggi si parla, ad esempio nel Vangelo di oggi, di Nicodemo, vero? Nicodemo fa questa domanda a Gesù: ma io sono vecchio, lui era un vecchio fariseo, come posso nascere di nuovo? Entrare nel grembo di mia madre e di nuovo nascere? Capite? Come noi possiamo nascere di nuovo? Gesù risponde: io sono Dio e io ho fatto come Dio la Chiesa, e la Chiesa è la madre, e là puoi nascere come un uomo nuovo. Capite? La Chiesa ti dà lo Spirito Santo. Ecco, questo grembo materno che San Nicodemo non riusciva a capire dov'era e cercava nella propria madre biologica, si trova nella Chiesa. E questa Chiesa è questa messa, capite? Ecco, noi siamo nel grembo della Chiesa. Adesso possiamo rinascere dall'alto. E carissimi, ricordatevi come si rinasce dall'alto. San Giovanni, nella sua prima lettera, scrive che per nascere dall'alto, nascere per Dio, si nasce in due modi. Dall'amore, quando tu ami, e dall'accettazione della parola di Dio come verità. E guardiamo San Nicodemo, che oggi nel Vangelo ecco rinasce. Guardate, Nicodemo cosa fa? Guardate come lui nasce dalla parola. Capite? Ecco, lui sta citando il Levitico, una parola che faceva parte della Torah, perciò si vede che conosce le letture, le parole, e oggi nel Vangelo dice: allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: la nostra legge, sta citando adesso la Bibbia, giudica forse un uovo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Capite? Guardate come la parola si fa carne in Nicodemo. Cosa vuol dire? Che noi a volte conosciamo la parola, la Bibbia, come anche i farisei hanno conosciuto, perché conoscevano tutte le letture. Ma Nicodemo, capite? Ecco, porta questa parola e rischia davanti a loro. Capite? E rischia. Ma la incarna. Perciò è incredibile questa cosa, perché, vedete, quando nasce Gesù, ad esempio, perché la parola si fa carne, il Vangelo inizia il racconto della nascita della parola che si fa carne, come? Citando che, ecco, Gesù nasce nell'epoca dove, ecco, Cesare è Augusto, imperatore di Roma. E sta citando Pilato, procuratore, Anania, il primo arciprete della Palestina, Erode, il re della Palestina. Ecco, tutti quelli che dal punto di vista storico hanno crocifisso Gesù, hanno ammazzato Gesù. Perciò sono già maturi, sono già grandi, capite? E la parola appena nata è piccolina. Cosa vuol dire? Che quando la parola di Dio entra in te, sono già grandi oppositori di questa parola, sono già maturi per ammazzarla. E quando tu trovi, ecco, delle difficoltà come Nicodemo, capite, sono già maturi per attaccarlo, ma tu devi proprio prendere questa parola
sapendo che troverai delle difficoltà. Questo vuol dire incarnarla, non avere paura, capite? E poi, ecco, la seconda cosa, quando noi trasformiamo la parola di Dio in carne, come vi dicevo, con l'amore. E Nicodemo come l'ha fatta? Ecco, il Vangelo ci racconta che quando Gesù è morto, lo stesso Nicodemo ha portato 30 kg di aromi per imbalsamare il corpo di Gesù. Ecco l'amore di Nicodemo, capite? Perciò guardate come si nasce dall'alto, come si incarna la parola, soprattutto sposando la verità della parola. La verità, lui dice, questa è la verità, se vi piacciono potete ammazzarmi, ma io non mi ritiro, perché la parola in me è la carne. E poi il secondo modo, amando. E poi la terza dimensione, carissimi, è quella che Gesù è vero uomo e vero Dio. Cosa vuol dire? La teologia ci dice che l'uomo, dopo aver peccato, non poteva liberarsi, non poteva salvarsi da solo, perché il peccato consiste in che cosa? Che Satana ha messo il veleno nella volontà dell'uomo e lui non poteva fare nulla, voleva ma non poteva, perché là dove voleva c'era il cancro del peccato, il veleno di Satana. Perciò l'uomo voleva salvarsi ma non poteva. Invece c'era uno che poteva salvarlo, che era Dio, ma non era l'uomo, cioè non poteva entrare nella vita dell'uomo perché era di un'altra dimensione, era spirito. Perciò che cosa ha fatto Dio? Ha messo insieme Dio con uomo. Ecco, la parola, il verbo che si è fatta carne, ha unito due nature in Gesù, umana e divina. E a questo punto, questo Dio uomo poteva fare questa liberazione incredibile, capite? State attenti, perché noi a volte siamo colpiti nella nostra umanità e abbiamo bisogno, ecco, di questo Salvatore, questo divino che deve entrare nella tua umanità, nella tua famiglia, nel tuo matrimonio per salvarti. E come si fa? Ecco, partecipando a messa, a questi esercizi spirituali, prendendo la comunione anche spirituale, questo è divino che entra nel tuo umano, capite? Gesù che entra nel tuo umano e fa la differenza. Perciò, ecco, io concludo qua, ricordatevi questa triplice dimensione, tridimensionale, la fotografia tridimensionale di Gesù, che lui è umano, che ti sente. Se tu oggi sei depresso, lui prima di te era depresso, capite? Se tu sei malato, lui prima ancora di te è malato. Quando ti fa male il dente, a lui prima di te faceva male il dente, capite? E lui in tutto vuole inserire la sua divinità per salvarti. Questo umano, non è un attore. Il secondo, che è vero Dio, che ci salva, è la nostra madre e la Chiesa, dove noi possiamo rinascere. E il terzo, ecco, di cui appena vi ho parlato. Concludo con un pensiero molto caro e importantissimo. Ricordatevi che Gesù ha bisogno della Madonna per arrivare da noi. E ha bisogno, e noi abbiamo bisogno della Madonna per arrivare a Gesù. Questo è questo doppio respiro che noi dobbiamo imparare, capite? Perché in tutte queste tre passaggi di cui vi ho parlato, uomo Dio, ecco, tutti questi tre passaggi si fa in Madonna, con la Madonna. Perciò Gesù ha bisogno della mamma per diventare l'uomo, capite? Per portare la sua divinità in noi e poi anche per unire ciò che è umano con divino. E noi abbiamo bisogno di Maria per fare gli stessi passaggi al contrario. Perciò Mamma Santissima, donaci questo santo duplice respiro,
che noi abbiamo imparato con questa preghiera. Ricordatevi, quando inspiriamo, diciamo: Gesù, donami il tuo amore per Maria. E quando espiriamo: Maria, io ti amo con l'amore di Gesù. Amen. Dopo il Vangelo. Dal suo tempio il Signore ascoltò la mia voce. Alleluia. Al suo orecchio pervenne il mio grido. Alleluia. Ecco, carissimi, adesso rivolgiamo la nostra preghiera al Signore. Ti preghiamo, Signore, per il nostro Santo Padre Francesco, per tutta la tua Chiesa, che sia sempre la madre che ci fa rigenerare. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, come non darti fiducia? Tu non ci abbandoni mai e ogni sera doni il tuo amore a tutti noi. Donaci di ricambiarti. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore, riempici della tua luce e liberaci dalla nostra presunzione. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, guarda i nostri sforzi, trasformaci, salvaci, sciogli i cuori più induriti. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti affidiamo, Signore Gesù, Lorenzo, Ensuccio, Rosaria, Angelo, Massimo, Fabrizio, Carmela e Franco. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo ancora per Lina, per Piero, per Ausilia, per Patrizia, per Massimo e per tutte le altre persone che saranno nei nostri cuori. Per loro ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore. Signore Gesù, per intercessione di Santa Faustina, preghiamo per tutti i sacerdoti, soprattutto quelli soli e chi ha perso la luce. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore. Ti preghiamo anche per Riccardo, che è nato oggi, e per i suoi genitori. Per loro ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per Lucia, Signore Gesù, la sua famiglia, la famiglia di Antonella e tutte le nostre famiglie. Convertici, per questo ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Adesso scambiamoci un segno di pace. Più intimamente conformi al tuo disegno di amore e di misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, e celebrare con adozione e adorazione sincera la memoria dei tuoi prodigi. Nel mistero mirabile della tua passione, il Signore Gesù ha vinto il mondo e il demonio. Con la sua risurrezione ha riportato l'uomo sfigurato dalla colpa alla primitiva bellezza della tua immagine e ha dischiuso per tutti i credenti le porte del Regno dei Cieli. Per questo tuo dono, Padre, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi
canta in coro l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo. Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. E offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio, con San Carlo, con San Nicodemo e con tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Significato, cioè il senso. E siccome la parola è una persona che è Gesù, allora anche il senso diventa una persona. Cosa vuol dire, carissimi? Noi stiamo cercando il senso della nostra vita e lo stiamo cercando come un concetto. Anche in questo momento del coronavirus diciamo: ma che senso ha la nostra vita quando siamo chiusi, eccetera? Non c'è lavoro, tutto è chiuso. Non si può spostare, non c'è la vacanza, che senso ha? E questa Santa Messa ti ha risposto: il senso è una persona. Noi abbiamo adesso nelle nostre chiusure noi stessi. È una
un tempo di benedizione. Il senso, guarda bene dov'è il tuo senso. A fianco a te, tuo marito, tua moglie, tuoi figli, tuoi genitori, questo è il senso. Il senso è una persona, non è un concetto. Perciò quando soffri, diceva Papa Francesco, non chiedi perché, ma per chi. Non perché soffro, ma per chi soffro. E questo è il senso. Capite? Non è cosa, ma chi. Allora, carissimi, è una rivoluzione copernicana, per cui preghiamo che veramente può cambiare la nostra vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi e con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Comunione spirituale. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga a te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Amen. Canta, 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 canta.
Dio nostro Padre, custodisci il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio e guidalo ai pascoli eterni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Carissimi, come compito di questa sesta giornata degli esercizi, ecco, vi invito dopo la messa, comunque stasera, a trovare 5 minuti, ecco, per aprire a caso la Bibbia e dire: Maria Santissima, donami con la potenza dello Spirito Santo la parola che si faccia carne in me, che io la prenda con la verità, sapendo che i nemici di questa parola sono già maturi, ma io combatterò per metterla in pratica. E poi anche donami la capacità di amare Gesù, soprattutto delle persone, come Nicodemo, ecco, trovare questi 30 chili di aromi, che è un simbolo di un amore, ecco, per gli altri. Come puoi anche in questo tempo offrire una cena, ecco, un pranzo, la prima colazione a qualcuno. Potete chiamare questi uomini che si chiamano driver, sì? Ecco, è a sorpresa offrire una cena a una famiglia che abita sopra di te piuttosto che a fianco, eccetera. Sarebbe bello, capite? Ecco, amare e fare che questo gesto diventa una carne, questa parola di oggi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Io ti ringrazio per questo.